Iniziamo questo incontro di oggi, martedì, sì, martedì, venerdì 13 aprile. Allora, già prima avevo fatto un piccolo test audio, per cui da quanto visto mi sentite bene. Vi suggerisco sì, 10 di aprile, scusate, sto dando un po' i numeri. Questa cosa qua della quarantena mi sa che ci fa svalvolare un po' tutti, un pochino. Va bene, scusate la battuta. Allora, sono Marco Chiarello e vi invito, se volete, se è la prima volta che partecipate ad un webinar, a utilizzare il box delle domande, che è nell'interfaccia che avete lì di GoToWebinar. Io ho un secondo schermo in cui le vedo. Se faccio in tempo riesco anche a rispondere al volo, altrimenti vediamo di riprenderle sul finire. Questa è un'occasione abbastanza informale, mi piace dire, nel senso che non è un corso, non è una lezione specifica, e cerco di toccare punti interessanti sia per chi ha le prime armi che anche per chi invece ne fa un uso già un po' più avanzato. Del resto, di trucchi e trucchetti, quando si lavora nel computer grafica, sostanzialmente ce ne sono nascosti in ogni dove. C'è sempre un modo diverso di fare la stessa cosa. Allora, la mia sfida è anche un po' questa, cercare di metterci dentro un po' di consigli qua e là, sia per i novizi che chi è invece già più appunto esperto della materia. Ora, questo è un po' il soggetto di cui vorrei che utilizzo ora come esempio, come campo di battaglia. Vi faccio vedere da dove arriva. Non vi chiedo di scaricarlo ora perché tanto sì. Vado via abbastanza veloce, casomai vi andate a rivedere la registrazione, ma giusto per informazione vi dico che si tratta di uno dei modelli che ho utilizzato per fare i vari esempi e le varie immagini del mio manuale su V-Ray. Per cui, se provate ad andare nella galleria online 3D Warehouse, andando a cercare o la mia pagina fra le raccolte, c'è una raccolta tutta intera che si chiama Esempi Manuale V-Ray for SketchUp. E dentro ci sono questi che, badate bene, non sono gli esercizi pratici di cui si parla il manuale, li scarica solo chi ha preso il manuale. Non sto facendo pubblicità al manuale, solo per dire, siccome se ne parlava anche sul forum pochi giorni fa, che invece questi sono gli esempi da cui ho tratto le varie immagini, appunto, della parte teorica del manuale. Queste sono disponibili a chiunque. Se volete andare a spulciarle un po', volete fare un po' di pratica con V-Ray, l'informazione è questa. Andate pure a prenderveli. Questo che utilizzo quest'oggi è il 5, la forma della luce, perché mi era servito appunto per parlare di come gestire la luce, che è uno dei primi temi di cui parlerò ora, e quindi se volete scaricarlo sapete dove andare a trovarlo. Io l'ho già scaricato e ci ho fatto pure delle impostazioni molto precise per quello che sto per farvi vedere, quindi non aspettatevi che sia del tutto identico. Do un'occhiata intanto alle domande così un po' al volo. Ok, ad esempio Piero Giuseppe chiede se c'è la versione in italiano. No, purtroppo al momento direi c'è esclusivamente in inglese. Vi faccio vedere anche qualche novità qua e là della versione 4.2. Questi bulgari sono di una fiscalità, cioè gli sviluppatori di Chaos Group, che è veramente notevole. Quindi ogni novità che buttano fuori abbiamo sempre un upgrade di V-Ray disponibile. Fra queste novità c'è la possibilità di scegliere l'interfaccia a tema chiaro. Vado nelle impostazioni, posto di dark, scelgo bright, e ho un'interfaccia chiara. Utilizzo questa, a me lascia un po' spaesato, sinceramente, ancora si era abituati a vederla scura. Proviamo un po' a tenerla così chiara per questi passaggi. Ora, per chi proprio non ha mai utilizzato V-Ray, qui in alto vedete le barre di strumenti, ci sono tutti i vari strumenti elencati, luci, oggetti, strumenti di utilità vari, e questa è l'interfaccia principale, che è composta di varie parti, ci sono tutte le impostazioni, insomma, che servono per lavorare al rendering. Vorrei partire anche da questa primissima impostazione, com'è?
Tutti gli utilizzatori di SketchUp ormai sanno che bisogna andare a cambiare il fuso orario, altrimenti della luce non ne vediamo gli effetti. E quindi andare a scegliere il nostro fuso orario. Più 0,1 va bene. Parto subito con delle prove di rendering. Cercherò di elencare dei punti salienti del flusso di lavoro, quello cosiddetto che io considero classico. Studiare la luce. Studiare la luce dove va a sbattere, quindi i materiali, che caratteristiche hanno. Quindi fra poco vedrò di creare dei materiali nuovi, vedere come applicare i materiali precaricati, dividerei. Tutti un po' i passaggi, un po' anche le scorciatoie che si possono prendere per agevolarsi nel lavoro. E poi passo subito direttamente alle impostazioni di rendering finali. Di mezzo c'è un mare di argomenti, le inquadrature, la composizione dell'immagine, la composizione fotografica. Ce ne sono tantissimi. Cercherò di andare veramente al punto proprio dello stretto, stretto indispensabile. Quello che si può dire in un'oretta per arrivare a un risultato decente. D'interno, ma è un interno molto ampio, quindi insomma riusciamo anche a ragionare un attimo sulla luce del sole, come vedremo fra un istante. Qualcuno mi scrive che non sente e non vede, ma sono soltanto un paio di casi, quindi può essere che sia dalla vostra parte magari un po' di rallentamento nella connessione. Giusto? E qua e là ho visto, no, più di due adesso che vedo. Ma proseguo. Allora, impostata il fuso orario, che è importantissimo, vado subito a dare uno sguardo alla sezione impostazioni per scegliere che tipo di rendering avviare, anzi no, perché altrimenti qua prende paura. Chi non ha mai visto l'interfaccia di V-Ray prende un colpo. Si può partire direttamente da qui, dalla barra di strumenti principale. La teiera con la mano indica il rendering. Attenzione, mi sono rimaste un po' di impostazioni da prima. Stavo un po' giocando finché aspettavo di avviare il webinar. Ok, anzi, 5,50. Ecco, ho voluto spostare per un attimo la finestra con le impostazioni, ma in realtà non si può lavorare senza avere questa sotto mano. Mi riferisco a questa interfaccia qui. Quindi normalmente si lavora anche su due schermi per andare bene. Qui ho già io fatto delle impostazioni, ma niente di che. Quindi quello che si vede ora è la scena come sarebbe al primo momento, dal primo minuto in V-Ray. Quindi è chiaro che bisogna andare a fare un po' di impostazioni. SketchUp di suo il rendering fotografico, fotorasmino, non lo sa fare, bisogna lavorare con gli strumenti che ci sono in V-Ray. Allora, una primissima sezione da andare a vedere per ragionare al rendering è quella quantomeno dell'esposizione. Quindi vediamo entrare il sole, vediamolo anche in SketchUp già che ci siamo. Cerco di andare un po' pianino negli spostamenti perché non vorrei che ci fossero sfarfallie o rallentamenti vari. Di sotto vediamo la luce come la vediamo normalmente in SketchUp, quindi piatta, delle tonalità monocromatiche, mentre qua in V-Ray cominciamo a vederne la diffusione, la sfumatura che c'è su questa parete. Quindi c'è un buon accordo fra le impostazioni che posso dare in SketchUp, anche semplicemente spostare il sole, lo vedo anche nel rendering in V-Ray. È sempre un po' un problema fare webinar sui motori di rendering perché il PC è più che altro impegnato a fare il calcolo del rendering, quindi cerco di ridurlo ulteriormente perché sono quasi certo che vediate un po' di rallentamenti. Metto delle dimensioni di rendering ancora più piccole, sperando che si velocizzi un po' il calcolo. Un pochino, va bene? Vedrete probabilmente una qualità un po' ridotta, ma non saprei come fare ad evitare altrimenti un po' i rallentamenti. Dicevo allora, torno un po' qua sulle impostazioni e come in una macchina fotografica posso regolare l'esposizione.
attimo dirò una cosa in più su questa esposizione perché hanno introdotto anche lì una novità con la versione 4.2 e con questo cursore che sto muovendo ora in pratica l'esposizione, proprio per dire l'ABC per chi direi proprio non l'ha mai utilizzato. Ovviamente dipende un po' da quanto intenso è il sole che sto vedendo, quanto entra all'interno di questo ambiente. Questa è una regolazione manuale di cui poi possiamo fare a meno. La dico subito questa novità così ce la togliamo di mezzo, guardate. Cioè consiste in questo, io fermo il rendering interattivo, quindi qui nell'interfaccia di V-Ray, in cui lavoro praticamente il 95% del tempo, stoppo il rendering cliccando sulla teiera con la mano e posso passare al rendering finale. Non è detto che lo faccia soltanto alla fine, di passare alle impostazioni di qualità più elevate. Vi faccio vedere subito che ha senso farlo quasi dall'inizio. Dalle varie impostazioni che ci sono qui, passo dal rendering interactive, disattivandolo, passo alle impostazioni di rendering di produzione, cosiddette. Quindi posso impostare determinate cose che altrimenti non potevo attivare. Fra queste c'è la possibilità di attivare l'esposizione automatica. Quindi questo che adesso vediamo sulla sinistra, che è un'immagine troppo contrastata, di cui non saprei bene regolare la luminosità, già a sapere che posso invece attivarne un calcolo automatico, come farebbe una macchina digitale normalissima, anche quelle che abbiamo nello smartphone, calcola automaticamente l'esposizione adatta. Qui la si può attivare. Ecco, la novità, e lancio il rendering nel frattempo, anche se di una qualità molto bassa, lancio il rendering. La novità consiste nel fatto che V-Ray, fino alla precedente versione, non mi diceva qual era il valore che aveva individuato come corretto per questa inquadratura qui. Semplicemente mi dava il rendering fatto e finito, prendi qua, sei a posto, ci vediamo la prossima volta. Mentre sapere qual è quel valore di esposizione è interessante e la versione nuova lo fa. Cioè mi permette con questo pulsante qua sotto, Auto Values, di sapere qual è il valore di esposizione che ha individuato come corretto per questa inquadratura con questa quantità di luce all'interno. Ora ha terminato. L'immagine è anche abbastanza equilibrata. Tenete presente che avere una parete bianca del genere, illuminata dal sole comunque è. Rischia sì di dare dei colpi di bianco veramente intensi. Qui gli dico aggiorna, clicco sul pulsante aggiornamento e quindi mi viene fuori il valore anche in Kelvin. E 12,943 è il valore di EV che ha individuato come corretto. Questo io ho sempre avuto la curiosità di sapere qual è, ma penso qualsiasi utente di V-Ray, perché quando lavori con la modalità interattiva, altrimenti leggerissimi spostamenti rischiano di schiarire o scurire tantissimo l'immagine. Adesso con la problematica lì riusciamo a contenerla. Riesco a sapere qual è quel valore lì a cui grosso modo avvicinarmi per avere un'esposizione corretta. Ho visto qualche domanda qui che scorre che parla di luce, se è impostata, se non è impostata, ed è proprio il primo tema che adesso cominciamo a vedere. Come faccio a regolare la luce? E poi ci occupiamo del materiale. Pensate proprio al viaggio che fa la luce in una scena normale, nella stanza in cui vi trovate. La luce arriva, i fotoni si diffondono, si sparpagliano per la stanza, sbattono sugli oggetti, quello sarà il seguente argomento, i materiali e gli oggetti su cui sbattono, sui fotoni, e poi parliamo della macchina fotografica digitale che è V-Ray, che percepisce tutta questa luce che gira per la stanza. Faccio solo una modifica alle impostazioni, perché con V-Ray è così, certe cose è meglio saperle anni luce prima, che non andando avanti tanto a fare chissà quali modifiche, è quello di cambiare lo faccio già per le varie prove che farò di qui in avanti, di cambiare il metodo di illuminazione globale. Non sto qui adesso ad approfondire, a specificare di che cosa si tratta, semplicemente vado a mettere quella, come dire, un po' meno precisa, ma molto più veloce, specialmente per gli interni, è molto adatta, trattandosi di luce diffusa. C'è moltissima luce diffusa in questo ambiente, cioè quella che si crea data dai rimbalzi. La luce sbatte sul pavimento, rimbalza sul soffitto. Il Radiance Map è un tipo di algoritmo che calcola particolarmente bene questo tipo di luce e in modo particolarmente veloce.
Chiudo questa sezione, di questa parte adesso non ce ne occuperemo assolutamente. Le impostazioni avanzate è un argomentone che si può vedere ben più avanti sicuramente. Allora, come detto, il sole di SketchUp viene tranquillamente interpretato nella posizione in cui si trova da V-Ray. V-Ray ha una sua sezione delle luci in cui lo trovo, Sunlight. Quindi da qui lo posso modificare in lungo e in largo, gli posso modificare addirittura il diametro delle dimensioni, posso modificare l'ozono, la turbidità dell'aria, si possono modificare i parametri possibili e immaginabili. Quello che più mi interessa qui è che in realtà lo posso pure spegnere. Proviamo un attimo a disattivarlo. Lo spengo. Questo lo si può fare con tutte le luci in generale, anche con quelle artificiali di cui parlerò fra un attimo. Avvio nuovamente un rendering, torno alle impostazioni del rendering interattivo. Scusate se passo avanti e indietro fra le finestre, ma è necessario. Ho messo il valore di esposizione corretto, individuato poco fa da V-Ray. Adesso sicuramente non andrà bene perché ho disattivato il sole. Lascio andare il rendering interattivo, così posso vedere in tempo reale, attivandolo o disattivandolo, che cosa cambia. Da qui l'ho riattivato, lo sposto, quindi se si vuole provare a fare degli studi di luce in diretta, direttamente con V-Ray, è fattibile. Chiaro, più potente è il computer con cui sto lavorando, meglio è, ma è fattibilissimo, insomma. Allora, non è tanto la luce del sole quella che mi interessa particolarmente o di cui mi interessa particolarmente parlarvi quest'oggi, ma quelle artificiali. Quindi un passaggio classico che capita di fare anche chi ha le prime armi è di provare a disattivarlo il sole, vedere che cosa rimane, con cosa faccio i conti se disattivo il sole. Ebbene, mi sposto un attimo all'esterno così rispondo anche a una domanda che ho visto poco fa. Dico tra virgolette, nel senso che non parlerò tanto di esterni quest'oggi, parlerò più che altro di quell'interno lì. Ma se vado a vedere da fuori questa scatola, questo macchinario di illuminazione che mi sono inventato, non c'è la luce del sole. Come si fa? E lo faccio vedere riattivandolo, vedete che ora si vedono invece le ombre. Come posso fare per illuminare comunque la scena se non c'è il sole, per l'appunto? Quindi mi sto orientando verso l'illuminazione di interni o quella notturna in generale. Ebbene, non do più uno sguardo alle luci artificiali, ma si tratta, scusate, non artificiali, non do uno sguardo alle luci qui in generale, ma si tratta di andare a modificare l'ambiente, environment. Anche questo è lì che sembra magari enigmatico nei primi passaggi, lo dico per chi magari vede V-Ray per le primissime volte, in realtà è semplicemente il fatto che, come succede in natura, non c'è soltanto il sole che illumina l'ambiente, ma è la volta celeste che dà una diffusione della luce. Ecco, questa volta celeste, questo collegamento che si crea fra il cielo, scusate, fra il sole, sì, il cielo, lo sfondo, è dato da questo pulsantino qui. Se io lo disattivo, crea il buio totale, assoluto. Avete presente, dopo il tramonto il cielo è comunque luminoso, anche se la fonte di illuminazione principale, che è il sole, è tramontato, il cielo è comunque luminoso perché c'è il pulviscolo, c'è tutta la diffusione, insomma, della luce. Ecco, per questo motivo, se io disattivo il sole, comunque la scena in V-Ray rimane luminosa. Io devo proprio disattivare totalmente l'ambiente, l'environment. Torno nella scena d'interno per far vedere che invece sono comparse delle luci. Chiaro che devo regolare quindi proporzionalmente l'esposizione. Io queste luci artificiali già le avevo posizionate, ma adesso vi faccio vedere come posizionarne qualcuna, così facciamo una parola anche su quelle. Eccole qui, stanno comparendo poco alla volta. Così ho fatto un accenno un po' alla luce naturale, si è vista che è in accordo con il funzionamento del sole di SketchUp, niente di particolarmente nuovo. Faccio qualche parola in più sulle luci artificiali che invece hanno più impostazioni, sono più interessanti. Caspita, in SketchUp non vedo mai una luce artificiale se non attraverso un motore di rendering.
scusate se mi fermo ogni tanto, è per dare un'occhiata così in velocità alle domande. Di alcune di queste cercherò di rispondere alla fine, se non sono particolarmente ciò attinente al passaggio che sto facendo. E per l'esterno vale lo stesso discorso, attenzione, cioè posso regolare contemporaneamente queste due cose qui, le luci artificiali che io posiziono, tra poco ne metterò dentro una per accontentare proprio tutti. Queste sono le luci artificiali presenti al momento. Vedete che posso attivarle o disattivarle direttamente dall'iconcino qui, a fianco nome. Altrimenti vado nella sezione di destra che contiene le impostazioni dell'oggetto a cui sto lavorando e anche da qui posso attivare o disattivare la luce in questione. Ok, ma dicevo, non solo da qui, ma posso anche riferirmi nuovamente alla sezione Environment di cui parlavo prima e dargli un colore. Adesso ho disattivato questo collegamento fra il sole, il cielo, il colore dello sfondo. Posso regolarlo attraverso un colore monocromatico, questa casella nera qui. E qui vi faccio vedere un'altra piccola novità della nuova versione che è uscita di V-Ray. Allora, sposto un po' questo cursore intanto su un colore bluastro, sempre rimanendo su toni scuri, altrimenti mi si illumina troppo la scena. Ecco, basta muovere pochissimo questo cursore per, guardate, ritaglio un pezzettino di rendering, così riusciamo a valutarne un pezzo alla volta. Vedete questo strumento? Rendering su regione, mi permette di selezionare un rettangolino all'interno della finestra dove viene calcolato il rendering e da cui lo salverò alla fine. E in modo da concentrare in quella porzione lì il calcolo, e da vedere lì in particolare che cosa accade. Ecco, lì vorrei soltanto farvi vedere, quindi il colore dello sfondo che sto modificando, guardate come si modifica. Sto facendo piccoli spostamenti su questo selettore di colore qui e lo sfondo fuori dalla finestra diventa più chiaro o più scuro. Quindi è anche questo un modo di gestire una scena notturna, anche in esterno o in interno, non farebbe nessuna differenza. Insomma, ecco, la piccola novità di cui vorrei accennare è questa qui sotto. Cioè questa sezione sottostante del color picker che non c'era, questa qua sotto, e che permette, c'è cioè un colore un po' più acceso, altrimenti non capiamo un fischio, prendo un colore un po' più acceso qua sopra, vedete qui sotto tutte queste gamme cromatiche sono delle varianti del colore che sta al centro e che è quello che io ora sto selezionando. Dimentichiamoci per un secondo l'immagine di sinistra, questo lo dico un po' per chi era abituato, cioè, è abituato a usare V-Ray e non sapeva di questa novità. La novità consiste in questo: che tutte le volte che sto per selezionare un colore nel color picker, che sia un materiale, che sia una luce, qualsiasi cosa sia, qua sotto questa sezione in cui queste sette caselle fanno sì che quella centrale sia il colore attuale, c'è scritto The Current Color. E ho una serie di sfumature sulla destra e sulla sinistra che cambiano di tinta, di saturazione e di intensità fra il bianco e il nero. Tutta una serie di varianti lì a portata di mano per riuscire a studiare un po' di variazioni su temi, sì, sul tema. Niente che non avrei potuto fare semplicemente cliccando a mio piacimento, qua e là nel color picker sostanzialmente, però è un bel modo per avere lì delle gamme di cromate, gamme cromatiche a portata di mano. Allora, immaginiamo di impostare questo un po' di colore per l'esterno, appunto, quindi deve essere appena appena accennato, d'accordo? Oppure posso cambiare il valore moltiplicatore che c'è qui a fianco, 0,1. Così gli riduco la potenza con cui viene interpretato quel colore. Quindi sono un po' più libero di muovermi lungo questa gamma qui di colori. Esagero un po' con la tonalità esterna in maniera che la vediamo bene, d'accordo? Vado un po' verso il violetto. Mi sa che non si sta ancora aggiornando, infatti sarà un attimo fermato a ragionare, ecco, mi fermo sul violetto del genere come una specie di tramonto colorato non direttamente visibile da questa determinata finestra. Tolgo il rendering su regione in modo da tornare a espandere il calcolo su tutta l'area.
Riccardo chiede dei manuali, magari dopo ci torno un po' su, vi farò vedere qualche riferimento. Ah, poi c'è una novità proprio di pochi minuti fa, ma ve la tengo alla fine. Non c'entra con V-Ray, ma c'entra comunque con SketchUp. Sarà l'ultima cosa che vi dirò quest'oggi perché mi ha fatto troppo felice. C'entra con SketchUp, è un'estensione nuova che è uscita, ve lo dirò alla fine. Ok, quindi supponiamo che il colore dell'esterno l'ho fissato. È un viola un po' irreale, ma lo tengo così un po' acceso perché così riusciamo a notarlo bene. Man mano che vado avanti con i passaggi. Chiudo il color picker e torno un attimo qui alla sezione delle luci. Allora, alcune luci artificiali qui dentro già ci sono. Non fate caso all'immagine che è così sgranata, è naturale dal momento che ho zoomato all'interno per velocizzare il calcolo, eh? Perché tante volte sento dire: ma come mai vedo l'immagine così sgranata? Finché si lavora con il rendering in tempo reale, quello lì interattivo, è naturale che non ci sia il massimo della qualità, ma mi serve appunto, si chiama interattivo perché mi serve lavorarci e vedere le modifiche che sto facendo. Dopo non ha niente a che fare con la qualità che riesco ad ottenere poi con il rendering di produzione. Qui allora almeno un paio di luci artificiali ve le segnalo e vi faccio vedere anche una bella mesh light fra un attimo, ma fra l'elenco delle varie luci, quella rotonda, quella a forma di faretto, eccetera, qui posizionerei una luce rettangolare. In particolare si tratta di un componente, questo faretto qui. Mentre qui sotto già ce ne sono delle altre, attenzione, vedete, questo qui è il simbolo che V-Ray posiziona per simboleggiarmi una luce spot, una luce conica che ho già messo per illuminare questa opera esposta. Quassù, allora, entro dentro questo faretto che è un componente e posiziono una luce rettangolare che può simulare un faretto, una finestra, cioè dipende soltanto dalle dimensioni che gli vado a dare. Non l'avete visto l'oggetto perché avevo temporaneamente disattivato questo Hide V-Ray Widgets. Cioè la visibilità degli oggetti V-Ray può essere attivata o disattivata. In modo che quando faccio delle esportazioni, delle stampe, eccetera, posso eventualmente per un attimo nasconderli tutti in un colpo solo. Questa è una delle varie barre di strumenti di V-Ray, V-Ray Utilities in particolare. Questa luce rettangolare l'ho inserita, torno in un'inquadratura un po' d'insieme e ve ne faccio vedere gli effetti. Qui c'è il frame buffer, torno alla sezione di regolazione del rendering, interattivo è attivato. Environment ora non mi serve più, lancio un altro rendering interattivo. Per valutare l'impatto delle varie luci, vi suggerisco caldamente di valutarle singolarmente. Altrimenti, se si sommano troppo, non riesco a capire che regolazione devo dare per quella singola luce che ho appena aggiunto. Ad esempio, quella che ho appena messo dentro adesso si chiama, qui viene elencata, Rectangle Light. La seleziono, vado un po' nei suoi parametri. Direi, beh, caspita, la devo accentuare, allora magari l'aumento, la porto a 300. Attenzione a non ingannarsi nell'aumentare tanto una luce e diminuire l'esposizione dall'altra, bisogna trovare un po' una giusta misura. Esposizione vuol dire vedere più o meno luce in generale, percepire più o meno luce in generale, aumentare o diminuire la singola luce invece ovviamente è un lavoro più localizzato sul singolo faretto che sto selezionando. Ecco, riguardo a questo, faccio notare un parametro importante e di bell'effetto che è directionality, che è specifico della luce rettangolare e che può un po' ingannare quando si sta appunto ragionando sulla intensità. Perché la direzionalità, adesso la esagero così si vede bene di che cosa si sta, in che cosa consiste, lo si vede bene anche nell'anteprima qui sopra della luce, consiste in quanto esce e va diritta. Emessa dalla luce rettangolare, la luce viene fuori sparata dritta se metto una directionality vicino a 1. Se la riduco, invece, la luce esce anche in maniera tangente, lateralmente. Quindi è naturale che qui percepisca una quantità di luce totalmente differente. Quindi non bisogna tante volte incaponirsi su un singolo parametro come l'intensità, magari in questo caso. Ma è tutto un insieme di cose, è veramente un'arte, non potrei dire altrimenti, fare rendering. Perché ha dentro tante di quelle varianti, eccetera, per cui ci vuole un'esperienza. Un po' di esperienza con cui riesci a dominarle, a capire, avere un po' di intuito, capire cosa va aggiustato, come arrivare a una bella immagine.
Directionality e intensità, attenzione perché come un po' se fossero correlati fra loro. Directionality che chiaramente cambia anche un po' il disegno di come la luce viene messa, appunto, la forma della luce. Un conto è se è sparato verso il basso e magari mi dà delle brutture sui pavimenti, delle sovraesposizioni. Altro conto se invece la lascio un po' più diffusa in modo che mi illumini anche le pareti in alto. Del resto, questo è un po' il ruolo di quei faretti sul soffitto. In quel caso l'intensità potrebbe essere anche un po' ridotta, se no va un po' a sovrastare quella delle lampade che invece, adesso riattivo, illuminano direttamente le opere d'arte. Quindi è tutto un po' un concerto. Non è che si può sentire di più il triangolo e i violini di meno, bisogna mettere un attimo sullo sfondo la luce che sta sul soffitto, regolarla di conseguenza, riducendone l'intensità, riducendo il direction. I faretti che mi colpiscono in pieno invece le opere d'arte, è chiaro che devono essere più preponderanti, più intensi. Detto questo, sulle luci artificiali, lascio un attimo il rendering che se ne vada avanti, magari su un po' di regione, perché non so se vi state facendo bene bene un'idea. Faccio rivedere un attimo l'immagine per chi si stava collegando in questi momenti. Roberto, ad esempio, do un'occhiata un po' alle domande, chiede: posso salvare il faretto per riutilizzarlo in seguito con le stesse impostazioni? Sì, perché è sostanzialmente un componente di SketchUp, quindi lo salvo, addirittura anzi salvo, sì, nel senso salvo il componente fatto di facce, di geometria 3D, con il componente V-Ray all'interno e lo riutilizzo altrove, assolutamente. Stesso vale per il faretto qua sotto e anche per la mesh light. Attenzione alla mesh light. È un elemento interessante, una bella potenzialità che c'è con V-Ray e ve la faccio vedere subito, poi passiamo ai materiali e proxy. Questa lampada qui, particolare, quindi dovrei mettere, qui immaginiamoci ci sia una strip LED, una serie di LED che illuminano verso l'interno, come faccio a farla diventare una lampada? Perché non corrisponde a nessuna di queste geometrie. Qua ho la luce rettangolare, ho la sfera, ho il faretto, ne ho di altri tipi ancora. Mesh light è quella che potrebbe fare al caso nostro. Mesh light, chi non l'ha mai usata, non sa cosa si perde, significa che una qualsiasi geometria, e ora vi faccio vedere quale ho intenzione di utilizzare, questo qui, io ho creato letteralmente un cilindro senza materiale, senza un bel nulla, che sta all'interno di questa gola, di questa particolare lampada. Questo oggetto lo posso esso stesso convertire in un emettitore di luce. Lo seleziono e clicco Mesh Light. Se il pulsante Mesh Light non è selezionabile, è semplicemente perché non sto selezionando un oggetto da convertire in luce. Vedete anche gli altri componenti facenti parte della stessa lampada. Hanno automaticamente quell'attributo lì in più adesso. In particolare ho attivato questa impostazione qua che mi permette di vedere isolato soltanto ciò che c'è all'interno di questo componente in cui sto lavorando, così vedo bene se ho raggiunto il mio risultato. Torno alla mia inquadratura, quindi ora ci sono queste mesh light su quegli oggetti lì. Qua e là c'è chi mi scrive che l'audio va e viene. Mi dispiace sinceramente, ma potrebbe essere un po' dalla vostra parte il problema, potrebbe essere anche dalla mia. In ogni caso, la registrazione, lo dico per tutti, viene effettuata direttamente sul mio computer, quindi non avrà nessuno di questi problemi. La registrazione viene fatta in presa diretta sul mio computer, quindi casomai portate pazienza, provate ad andarvi a rivedere la registrazione, mal che vada. Ecco, invece ad esempio Christian dice che vede e sente benissimo, mi fa piacere. Allora, riduco un attimo i faretti, anzi no, vediamo solo le mesh light, così come dicevo è meglio vederle singolarmente. A volte V-Ray non si aggiorna all'istante perché col calcolo complesso che deve fare arriva un po' a scoppio ritardato, ma non gliene facciamo una colpa. Alla fine la qualità comunque, questa attesa viene premiata insomma dalla qualità finale. Adesso non si vede benissimo ancora, ma vedete che stanno emettendo luce quei faretti, quegli anelli, quei tre anelli stanno emettendo.
la luce. Scusate, faccio un po' più grande questa finestra perché altrimenti vedete, grande come un francobollo. Scusate di nuovo per la qualità super sgranata, ma se no si impianta tutto. Ok, quindi avevo inserito già delle altre mesh light negli anelli, quelli grandi. Vedete qua il vantaggio, tra l'altro, di lavorare con componenti? Io inserisco l'oggetto luminoso direttamente all'interno del componente come l'ho creato in SketchUp e automaticamente mi si ripete anche sulle altre lampade, sulle altre copie del componente. D'accordo? Quindi queste sono le mesh light. Ve le faccio vedere un po' nell'immagine finale, avrò questo tipo di effetto qui. Chiaro, non hanno il senso di illuminare la stanza, sono più un elemento così di abbellimento, di arredo quasi, sospeso per aria. Stoppo il rendering, tolgo il rendering interattivo, vedete che è utilissimo andare a fare questo zoom, questa analisi così per settore. E passiamo un attimo avanti. Allora, un po' di dritte anche sui materiali. Allora, che cosa mi sono immaginato qui? Togliamo un attimo di mezzo il frame buffer. Intanto che, punto primo, ci sono tutta una serie di materiali precaricati. E si espande la sezione di sinistra. Materials, cioè i vari materiali qui caricati. Allora, sulla statua, ad esempio, al momento non ce n'è manco uno. Posso andare a cercarlo fra questi materiali qui, ceramica, porcellana, seleziono la statua, l'ho trovata anche questa nella galleria online, 3D Warehouse, tasto destro sul materiale, applica il materiale alla selezione e il materiale viene applicato. Attenzione, quando si vede nel nome di un materiale un numero in centimetri corrisponde alle dimensioni che gli si devono dare nella finestra materiali di SketchUp, perché altrimenti è impostato semplicemente su 10 pollici. Qualsiasi materiale, un palchè che in realtà dovrebbe avere una dimensione di 2 metri per 2 metri, un tessuto magari che invece dovrebbe essere 2 centimetri per 2 centimetri, sono tutti larghi 10 pollici. Quindi senza manco pensarci, proprio senza guardare a nient'altro, prima di andare avanti, prima di fare qualsiasi considerazione su quel materiale, gli si cambia le dimensioni, si va a mettere quello che effettivamente deve essere. Finestra materiali, sezione modifica, gli metto le dimensioni. Questa porcellana è pensata per essere texturizzata in quella maniera lì. E questo è un primo modo per aggiungere materiali, perché io non ho mai usato V-Ray, si può tirare un po' un sospiro di sollievo, perché personalizzare i materiali di V-Ray non è una cosa che fai proprio nei primi 5 minuti. È uno degli argomenti più vasti, perché riproducono, con tutti questi parametri che vediamo elencati qui, la fisica del materiale, la traslucenza, l'opacità, tutte le proprietà che ci si può immaginare per un materiale, V-Ray le contempla. Ecco, una cosa che magari non tutti sanno è che si possono fare anche sostituzioni. Altra cosa che magari può far piacere a chi V-Ray non l'ha mai usato: palchè che c'è sul pavimento. È quello precaricato di SketchUp, non fa una grande figura, diciamo, in un rendering. Cosa faccio? Vado a cercare un bel wood nei materiali di V-Ray, ingrandisco un po' le anteprime, mi vado a cercare un bel pavimento, che so, questo qui, e me lo trascino fra i materiali qui al centro. Questi sono l'elenco dei materiali presenti nel modello a cui sto lavorando. Ecco, una cosa che magari non tutti sanno è che posso, tasto destro, utilizzare un materiale come rimpiazzo per un altro, che quindi viene scalzato via. Quindi ho quello buono, che è quello che sto selezionando ora, che ho appena importato, che è già perfetto dal punto di vista fotografico. Ci clicco tasto destro, Use as Replacement. Vado sul materiale di SketchUp, se non so qual è, uso il contagocce. Ci clicco sul pavimento. Diamogli un attimo. Così scopro qual è quel materiale lì, se non mi ricordo come si chiama, tasto destro, Replace in Scene, sostituiscilo nella scena. Le dimensioni, ecco, non le avevo neanche modificate, appena detto, poi sono stato il primo a non farlo, 250 centimetri,
nel nome del materiale qui del palchè che ho importato, c'è scritto 250, quindi glielo devo andare a scrivere, ci mancherebbe altro. Leggo al volo qualche domanda, ad esempio, come faccio a togliere da dosso della lampada la mesh light? Seleziono, tasto destro, cancello la mesh light. Mi si cancella dovunque all'interno di tutto il progetto. Roberto Bolletta mi fa una domandona, la sensazione di materiali sull'invecchiamento. Se avete una giornata, ce la facciamo. C'è comunque una mappa tra le altre che si chiama Dirty, cioè sporco, che la si può applicare ai materiali fra le varie mappe procedurali. Sto dando qualche input qua e là in ordine sparso. Vedo che le domande sono tantissime, quindi portate pazienza, le riguardo un po' alla fine. Ok, quindi insomma il materiale l'ho aggiunto, avete visto, con una scorciatoia che ti può far risparmiare un sacco di tempo, perché vuoi perché hai già usato i materiali SketchUp, vuoi perché hai scaricato dalla galleria 3D Warehouse oggetti che hanno i materiali di SketchUp e dovresti stare lì a sostituirli uno per uno, invece così hai un metodo di sostituzione, uno con un altro in qualsiasi momento. Piccolissimo creazione di un materiale nuovo, tra l'altro con una texture procedurale. Facciamo finta che questo sia un bel basamento in granito. Io questo qui me lo vedrei di un bel marmo scuro, fatto di lastre incollate con un bel angolo a 45 gradi. Come faccio a realizzarlo? Angolo a parte perché non abbiamo il tempo di vedere anche gli angoli, ma come faccio a creare un materiale? Sezione centrale qui dell'asset editor, in basso abbiamo il pulsante per creare tutti i vari elementi nuovi. Abbiamo tutti i vari generi di materiali, crea un materiale generico. Nella sezione di destra comincio a personalizzarlo un po'. Do giusto un paio di indicazioni tirando in ballo le texture procedurali, cioè non c'ho il tempo, non c'ho modo di andarmi a cercare una texture sui siti online, non ce l'ho una fotografia di buona qualità. Cosa posso fare per fare questo marmo? Ve lo faccio vedere subito. Nell'elenco che si vede qui nel canale del colore del materiale, mi dà accesso a tutta una serie di texture procedurali, che vuol dire che creano automaticamente un motivo. Tra queste, guarda caso, c'è Marble. Se io applico Marble, questa è la fantasia che viene poi replicata in modo casuale e generata di volta in volta su tutte le superfici dell'oggetto. Guardate l'effetto che ne viene fuori, qual è. Tengo l'oggetto selezionato, prendo il materiale generic, apply to selection, rendering, perché trattandosi di una texture procedurale non la vedo in SketchUp, la vedo solo quando il rendering viene lanciato e direi comincia a calcolare questa diffusione del motivo sulle varie superfici. Riattivo le varie luci, se no non vediamo bel nulla. Aumento un po' l'esposizione e ritaglio nuovamente un piccolo riquadro di Region Render. Anche qui scusate di nuovo la qualità sgranatissima, ma spero che comunque renda l'idea. L'importante sarebbe quello. Vediamo se trovo un valore indicativamente buono. Vedete, sta ripetendo anche lì dove c'è un cambio di superficie, c'è uno spigolo a 45 gradi, la texture prosegue, non viene interrotta e riparte tutta uguale, che si svelerebbe subito il trucco. È modificabile perché non penso ci sia nessuno che la terrebbe così, bianca e rossa. No, sinceramente mi sono sempre chiesto, grazie, di colori sono andati a impostare default. Li modifico a piacere. Ho tutti i parametri per modificare il modo con cui questa specie di turbolenza qui si modifica, si ripete sulla superficie. Quindi se clicco qui ho i vari parametri di colore, clicco sul primo, al posto di quel bianco vorrei una tonalità più grigia. Lo vedo in tempo reale nell'anteprima in alto a destra e anche nel rendering sulla sinistra. Quindi
volevo mettere una tonalità più scura, come dicevo. Chiaramente nel frattempo si è aperto il color picker che mi permette di modificare il colore e vado a prendere un'altra tonalità, anche qui bella scura, invece per le venature. Le dimensioni le modifico dal texture placement, metto un valore più grande così viene rimpicciolita perché è inversamente proporzionale. Facciamo un region render un po' più grande. Quindi senza andare a modificare immagini, cercare immagini di qualità, farsi problemi sulla mappatura dell'oggetto, il materiale in pratica lo creo direttamente all'interno. Non è finita qui perché adesso non c'è ancora alcuna riflessione. Mi sto facendo veramente cercando di riassumere in pochi passaggi un po' una creazione di un materiale ed è questo, un bel trucchetto che si può usare questo. Di usare nel canale della riflessione la stessa texture che ho utilizzato per il colore. Altrimenti, come si può vedere qui in alto a destra, viene fuori un riflesso che è uniforme su tutta la superficie. Mentre è un bel modo per muovere fuori un po' questa texture, muovere un po' l'effetto sulla superficie, è questo di cliccare tasto destro sul texture slot e quindi copiare la texture. E andarla ad incollare nel canale della riflessione. Incollare come copia o come istanza? La differenza è questa: se incollo come copia, sono due texture indipendenti una dall'altra. Poi, se invece copio come istanza, vuol dire che se ne modifico uno, si modifica anche l'altra. Beh, in questo caso direi che devono essere indipendenti una dall'altra. Se non altro perché, e qui blocco qua in alto. Con la puntina da disegno il rendering, in modo che adesso entrando dentro alle parametri di questa texture non mi si aggiorni l'anteprima sopra, mi rimanga fissa sul materiale e posso andare a giocarci un attimo sui valori della texture, non visualizzando soltanto la texture, voglio vedere gli effetti che vengono fuori alla fine sul materiale. A questo serve questa puntina da disegno qui in alto, a non vedere la texture come la sto modificando. Ma vedere il materiale, quindi torno al materiale, metto la puntina da disegno, entro nel campo della texture a fare le modifiche del caso. Ma quello che mi interessa, appunto, se si tratta di riflessione, poi in particolare non ne parliamo, è vedere l'effetto finale che sta venendo fuori. Stop un attimo di nuovo il rendering interattivo, tolgo il rendering regione e torno alla mia inquadratura d'insieme. Allora, vedo di darvi qualche dritta sui proxy, visto che c'è qualche novità che è stata introdotta. Salvo. Siamo sempre nell'ambito materiali, sono lì che aggiungo oggetti, che voglio un po' abbellire la mia scena, voglio aggiungere elementi. Mi viene in mente di andare a pescare una bella poltroncina da posizionare qui sulla destra. Guarda caso, tante volte gli oggetti d'arredo, anche molte volte oggetti molto dettagliati, molto belli che si trovano nella galleria online, pesano. Questo ad esempio pesa circa 32 MB, non sono neanche tanti, ci sono elementi d'arredo che pesano tranquillamente oltre i 100 MB. Ecco, in D-Ray c'è lo strumento proxy che permette di alleggerire l'oggetto temporaneamente. Vediamo se mi si posiziona nel frattempo. Eccola qua. È molto dettagliata, c'ha tutta una rete, c'ha le cuciture, si addice decisamente per un rendering di una buona qualità. La posiziono. Ecco, quindi utilizzare questo proxy significa che al posto di portarmi dietro un oggetto così dettagliato, che mi rallenta il lavoro, che mi appesantisce il modello, eccetera, posso esportarlo e mantenerne qui soltanto una specie di segnaposto, un simbolo. Poi l'oggetto sarà interamente visibile soltanto durante il rendering. Ecco, la novità è che cosa consiste in V-Ray 4.2. È presto detto. Intanto faccio l'esportazione. I materiali sono già stati applicati, le varie parti dell'oggetto, quindi l'esporto tra i vari strumenti della barra di strumenti degli oggetti c'è Export Proxy, metto un numero di poligoni,
quanto voglio semplificare l'oggetto in pratica e esporto. Lasciamo perdere adesso tutti gli altri vari parametri lì, che sono secondari, insomma, per quanto sto dicendo, e questo è il risultato. Un oggetto ipersemplificato che mi dà solo la vaga idea di quello che era. Ho comunque la possibilità di scegliere che genere di anteprima vedere. E qui tiro in ballo un altro dei vari tab dell'asset editor. Questo qui, oggetti. Cioè posso scegliere se l'oggetto lo sto vedendo semplificato sotto forma di bounding box, capisco l'ingombro dell'oggetto, oppure voglio vedere soltanto un punto. Un punto. Prima erano migliaia di poligoni, adesso vedo soltanto una righetta. Quindi lavoro in un modello molto con una visualizzazione molto più veloce. Oppure posso ricaricare wall mesh, tutte le geometrie. Ecco, la cosa interessante qui è che è stata aggiunta in questa sezione qui, nelle proprietà del proxy, l'elenco dei materiali. Mentre prima veniva generato multimateriale con all'interno i vari materiali, e già dire multimateriale per chi non ha mai aperto V-Ray è una cosa che caspita, è un multimateriale. Era in effetti un po' un materiale un po' strano, se vogliamo. Adesso invece sono elencati qua sotto, come è un po' più logico che sia. Questo oggetto ha questi materiali al suo interno, che posso poi sostituire. Ciascuno di questi può essere sostituito. E qua vi do un po' un trucchetto, anche per chi utilizza i proxy già da un po', magari può essere un consiglio interessante. Cioè, che se io questo proxy qui lo esporto per utilizzarlo altrove. No, perdono, scusate, l'ho già esportato. Che cosa succede? Che qua mi ero aperto il file apposta, scusate. Se lo importo in un altro progetto, i materiali non se li porta dietro. Normalmente. Io questa cosa qui, com'è che la risolvo? Cioè, io l'oggetto qui l'ho importato, adesso lo seleziono, vi faccio vedere. Non si è portato dietro i materiali. Questa cosa mi ha sempre lasciato veramente perplesso, direi, poco male comunque, che come si può superare? Si può facilmente superare in questo modo qui. Di non salvare il proxy. Sì, ok, ho trasformato in proxy questo oggetto, ma non utilizzerò quello lì da qui in avanti, ma salvo il componente stesso. Perché direi, fa questa cosa qui, cioè che incorpora l'oggetto proxy all'interno di un componente. Questo è un componente in questo momento, quindi in quanto tale lo posso salvare. Con nome dove mi pare. Metto sul desktop, salva. La prossima volta che mi serve quel componente lì, vado qui in un file vuoto, supponiamo che sia questo. File importa. Gli oggetti di SketchUp se li portano dietro i materiali, ci mancherebbe altro. Quindi questo che adesso posiziono importa al suo interno il proxy, ma anche i materiali. Non fateci caso alla numerazione perché ovviamente avevo fatto le prove per andare via più veloci nell'esposizione, se no già così ci sono dei rallentamenti per via del rendering. Ma ecco, e quindi i materiali se li ha portati dietro, se no quello che si vede sarebbe questa cosa qua. D'accordo? Mi metto più uno. Ok. C'è stata una sovrapposizione dei due e non è stato l'ideale. Comunque lo vedete, lasciamo perdere l'anteprima. Lo si può vedere qua nell'elenco, insomma, i materiali sono stati importati. Questo è quello che conta. Quindi, oltre ad aver alleggerito il file, riesco anche a portarmelo dietro con i materiali stessi, volendo, con questo passaggio qui. Passando oltre, siamo verso l'oretta ormai. Una cosa sulla modifica dei materiali, scusate, vale la pena di dirlo, è che è effettivamente stata aggiunta la possibilità di modificare il materiale direttamente dalle proprietà di SketchUp. Questo ci tengo assolutamente a dirlo, così rispondo anche a una domanda che vedevo qualche minuto fa con la coda dell'occhio. Attivo un attimo il rendering interattivo, anche perché probabilmente hai lasciato più che perplesso qualcuno perché non funziona di default, bisogna andare ad attivarla, forse questo non tutti lo sanno,
Cioè a dire, supponiamo si tratti semplicemente del, vediamo, il materiale delle pareti. Normalmente in SketchUp si va nella scheda modifica a modificare quel colore, e quella sorpresa era che questa cosa non si rifletteva sul colore del materiale nel rendering. Ebbene, si tratta di attivare un'impostazione che per default è disattivata, che è Colorize Textures. Estensioni, V-Ray, Tools, questo qua quando lo attivi compare un pop-up, almeno nella precedente versione V-Ray compariva, che ti dice guarda che è ancora in una versione sperimentale questa cosa. Tu la puoi attivare, adesso è attivata, c'è la spunta, quindi se io il materiale lo modifico di finestra qui di SketchUp, vedete anche il rendering. Faccio diventare le pareti un po' più rosa. Quindi direttamente da qui è una bella comodità, perché se si è abituati a lavorare con SketchUp, con il materiale di SketchUp, questa finestrella qui è comoda, c'è il modo di vedere queste modifiche direttamente anche nel rendering, insomma. Quindi ci avviamo verso il rendering. Che impostazioni andare a vedere? Allora, decisamente non si lavora più con rendering interattivo, si passa alla modalità di produzione, si sceglie fra progressivo o bucket mode, il risultato è lo stesso, sono due metodi di calcolo differenti, ma che analizzano l'immagine in un modo differente, ma il risultato è quello. Si imposta una qualità, io per ora la tengo bassa, ma attivo il denoiser. Denoiser vuol dire che viene fatta una pulizia su tutta l'immagine alla fine. Se ci sono delle, se c'è una grana, se c'è un noise, appunto un rumore, viene tolto, viene come un po' levigata. Quindi ci si deve anche un po' aspettare che se ho dei dettagli molto minuti, rischio di perderli. Però per la pulizia che dà all'immagine finale, molte volte è utile utilizzarlo questo denoiser, che l'hanno tra l'altro proprio aggiunto qui. Comodo nella sezione centrale. Vi risparmio tutte le varie alternative che ci sono di utilizzo dei parametri di denoising, che lì ci vorrebbe una settimana per approfondirli tutti. Lo attivo così com'è, utilizzo quello di V-Ray che va più che bene. Lavoro in CPU, in realtà qui le possibilità sono varie, si può lavorare anche in CUDA, in RTX, tra l'altro una delle novità del 4.2 di V-Ray è di sfruttare anche l'RTX. Io lavoro con un computer che non è affatto un super computer. Voglio lavorare con un computer della media, che sta nella media, perché tutte le volte che faccio esempi e presentazioni voglio far vedere quello che si fa con un computer normale e non mi va di stare a far vedere le robe super. Quindi adesso utilizzare RTX ha poco senso perché sto comunque usando una scheda grafica che è tutto sommato vecchiotta. Preferisco essere attento nel modo con cui predispongo luci, materiali, eccetera, che non andare a spendere o avere chissà super computer all'ultimo grido. Preferisco lavorare sugli strumenti insiti all'interno del programma stesso, ottimizzare attraverso i proxy, conoscere bene le texture come lavorano e usarle in modo efficiente. Quindi lavoro in CPU, che peraltro è comunque l'unico modo per essere certi che sto lavorando supportando tutti gli effetti possibili di V-Ray. Tenete ben presente, non so se avete mai visto la tabella di confronto che c'è sul sito di V-Ray, ma sono diversi, sono parecchi gli effetti che non sono supportati dal rendering CPU, GPU su scheda grafica, d'accordo? Tu lavori in CPU, probabilmente, magari hai dei tempi di rendering forse un po' più lunghi, ma sei sicuro che V-Ray sta lavorando veramente su tutti gli effetti calcolabili possibili. Okay. Ed è scritto nero su bianco sul sito di V-Ray, appunto. Allora, come detto, qua posso avvalermi, magari visto che sono in rendering di produzione, sulle esposizione automatica, bilanciamento del bianco automatico, quando poi si diventa più ricercati, si fa meno di questi automatismi, se si vuole lavorare di più finemente sull'immagine, come dire. Cambio un po' la mia inquadratura, al posto di avere questa inquadratura così panoramica, mi do un po' mi faccio un po' una passeggiata in giro per il modellino, decido magari di avere una bella inquadratura verticale, un certo taglio, bisogna avere un po' un occhio un po' fotografico in questa cosa qua, allora vanno benissimo le scene, mi creo delle posizioni di qua e di là attraverso le scene normalissime di V-Ray e aggiungo in particolare Safe frame.
che attiva queste bande laterali che vediamo a destra e a sinistra. Metto una proporzione verticale, 4 quinti. Queste bande verticali, appunto safe frame, ti fa capire quello che effettivamente viene renderizzato. Ho messo queste proporzioni verticali, portrait, e quindi questo è quello che effettivamente mi verrà fuori nel rendering. Quindi ok, prepararsi le scene, ma farci caso anche alle proporzioni che si sta dando all'immagine, perché poi viene fuori un risultato che racconta una cosa completamente differente. Qui abbiamo questo pozzo di luce verticale, quella lampada lì verticale, cavi sospesi sul soffitto, io ci vedo bene un bel taglio verticale con questo sfondamento qua sul retro e via dicendo. Scelte le proporzioni, si scelgono anche le immagini, quindi metto una bella altezza di 800. Proporzioni vengono mantenute, basta modificare uno oppure l'altro e praticamente siamo pronti per il rendering finale. Lascio attivato, allora fatemi un po' controllare qui, automatico qui, automatico qui. E lancio il rendering. Giacomo chiede: allora, qua abbiamo un minuto al massimo di attesa, in teoria. Attenzione, scusate, no, c'è qualcosa che non mi torna. Environment, ok. Le luci le ho attivate. Forse avevo lasciato attivato. Pardon, avevo lasciato attivato la Exposure in un passaggio di prima. Ed è comunque molto buia. Adesso vediamo di tirarla un po' su questa immagine. Allora, Giacomo, stavo per dire, diceva allora che campo visivo. Qua sto utilizzando un campo visivo molto ampio perché poi viene ritagliata la fetta centrale. Un campo visivo di 46, ma neanche tanto ampio, non mi ricordavo di più. 46 gradi. Telecamera, campo visivo. Roberto dice: è possibile renderizzare tutte le scene presenti in modo automatico? Assolutamente sì, c'è il batch render, questo pulsante qui. Pardon. Batch render, io ho postato le varie scene, lui parte, fa rendering prima di una, dopo di quell'altra, dopo dell'altra ancora, avanti fino a che non le ha fatte tutte. Attenzione perché usa le stesse impostazioni dalla prima all'ultima. Fossi della Chaos Group ci perderei un po' di tempo in più a far sì che le impostazioni che uno mette siano legate scena per scena, piuttosto che andare ad aggiungere altri strumenti, per carità, magari pure utili, però farei uno sforzo importante perché il batch render funzioni in questa maniera, cioè che ogni scena abbia delle impostazioni differenti, se no mi tocca comunque regolare dopo magari tanto in post produzione. Qua il rendering nel frattempo prosegue, ci sto mettendo un po' di più del previsto. Comunque, quello che volevo dire alla fine dell'immagine che vedo, posso fare molte regolazioni. Questa adesso mi sembra poi particolarmente scura, non so che caspita, oramai è così buia. Ad ogni modo, con i vari pulsanti che abbiamo qui sotto posso fare tutte le regolazioni del caso. Il primo in particolare apre la sezione di destra che sono i controlli di correzione, corrections control. La prima di queste sezioni, Exposure, mi permette di regolare completamente l'esposizione, le alte luci, di ridurre le bruciature, tipo questo faretto sparato su una parete bianca, è chiaro che rischia di darmi delle bruciature cosiddette, highlight burn, quindi posso ridurre questo tipo di effetto. Quando riduco le highlight burn, riduco un po' il contrasto, l'immagine diventa più piatta. Quindi di concerto posso aumentare un po' il contrasto. Quindi lavorare sull'immagine anche senza dover passare a strumenti come Photoshop, per carità. Poi lavorare in Photoshop, Lightroom e programmi di questo tipo, per carità, è il loro lavoro, permette di migliorare moltissimo le immagini, ma qualcosa insomma si riesce già a fare all'interno di V-Ray. Assolutamente. Voglio scaldare un po', raffreddare l'immagine, voglio rendere tutto più caldo, più accogliente, voglio rendere un'atmosfera più fredda.
Voglio bilanciare un po' il colore, portare verso, non so, togliere un po' la tonalità azzurrina che magari mi entra dal cielo blu che ho impostato prima. Quindi posso agire anche su singoli colori. Giacomo scrive che pensa che effettivamente sia l'esposizione automatica, lo penso anch'io, è quello che dicevo, l'esposizione automatica va bene fino a un certo punto perché poi magari l'algoritmo viene un po' ingannato da una presenza di una luce in particolare molto accesa e va ad adeguare tutto a quella luce lì. Mentre se te, nel senso di essere umano, non automatismo del programma, se te sai che poi quella luce sparata la vai a ridurre con l'highlight burn, allora l'esposizione già la tiene un po' più alta a monte. Qui nel frattempo ha terminato, ha fatto un ultimo passaggio di ripulitura dell'immagine, che quindi tutto a un tratto è diventata più pulita. Il denoising dura di solito pochi secondi, a meno che non si tratti di immagini di chissà quali dimensioni. Quindi l'immagine è pulita, la sto comunque ingrandendo, per cui un po' sgranata la si vede sgranata, per carità. Ed è pronta per essere salvata. In alto abbiamo il pulsante salva e posso salvarla tutta intera. Altrimenti si possono anche salvare i singoli elementi che la compongono, i render element, i singoli canali, le riflessioni, le rifrazioni, per farne un montaggio. A monte, cioè a valle, scusate, appunto i programmi come Photoshop, combinare assieme queste immagini, lavorare su ciascuno di questi livelli singolarmente. Quindi è un tema vasto, anche quello, pure lui. Mario, allora andiamo un po' con le domande. Sì, dai, abbiamo passato le 5, vediamo un po' di domande. Scusate, ce ne sono passate di domande a IOSA, mi spiace, non, adesso mi sono fermato più di tanto. Allora, Mario chiede. Ciao Marco, quindi per la qualità in output si regola nella schermata vista all'inizio? Allora, per qualità bisogna capirsi. Revit, V-Ray non ragiona per risoluzione, ma per dimensione in pixel. Dopodiché dipende nel rapporto di risoluzione con cui io stampo, l'immagine diventa più grande o più piccola. Il pixel non ha delle dimensioni fisiche, tant'è vero che c'è uno schermo portatile magari in 4K, ma posso avere uno schermo vecchio invece che è un HD normale. Quindi qui andare a mettere un bel 3000 pixel comincia ad essere delle dimensioni buone per una stampa in A4 o in A5. Okay, bisogna andare su con i numeri e sicuramente il rendering durerà di più. Finché è una prova, lascio 800. Dimensioni preimpostate per dire sono 800x450, ma poi sicuramente per un rendering finale bisogna andare sui 2, 3, 4.000 pixel come dimensioni, che poi vai a stampare dentro una 4, una 5, una 3, e lì bisogna farsi un attimo due conti eventualmente. Paolo è curioso per sapere qual è la super novità. Prima rispondo a qualche domanda. Silvia e Samuel chiedevano se il sole è spento. Sì, l'avevo spento prima. Da qui ho preferito lavorare solo con una luce monocromatica all'esterno. L'ho disattivato. Sì, direttamente a SketchUp. Serena diceva: ma dov'è che vai a attivare quella cosa per cui riesci a modificare i materiali direttamente dal pannello di modifica di SketchUp? In questo indirizzo qua in cima. Questo è curioso perché ci stava. È una un po' delle cose che dici: caspita, direi, ma perché non la fai? Finalmente la fa. Ancora un po' in via sperimentale, ma la fa. Nel senso che è un software così sofisticato, così completo, così di grandissime qualità che certo. Ti comandi, dici, come fa a non esserci ancora? Non è una critica, insomma, un po' così, una constatazione, una propositiva. Va bene, adesso dovrei andare un po' su a ritroso a vedere quelle fatto in precedenza,
Facciamo così allora, siccome stiamo un po' sforando l'ora che ci eravamo un po' prefissi, vi ricordo che in ogni caso io frequento quotidianamente, rispondo quasi tutti i giorni, se non sono oberato da altri impegni, ma a volte rispondono anche altri utenti sul forum di SketchUp Italia. Per cui potete andare qui. Ogni tanto c'è anche un po' di spam, purtroppo, spero non ce ne sia adesso. No, fantastico. Quindi potete andare qui, ci sono vari forum per chi non l'avesse mai frequentato. Ormai c'è 4-5 anni, quindi ci sono dentro centinaia e centinaia di risposte, sono migliaia di messaggi. Messaggi in totale 1993. Ok, se andate qui, questi sono dei sottoforum, potete andare nel sottoforum V-Ray e qui vedere che domande ci sono riferite a V-Ray. Ad esempio, proxy, cerchi, ti vengono fuori gli articoli che hanno a che fare col proxy. Non c'è la domanda che volevi porre. Niente paura, si torna indietro al forum, al sottoforum per così dire, perché abbiamo creato questi vari macro settori. Nuovo argomento e metto dentro la domanda nuova. Vediamo. Nicolò accenna la possibilità, leggo qualche domanda qua e là, della possibilità di creare un prato vero e proprio con V-Ray. Assolutamente si può utilizzare Fur. Fra i vari oggetti, che sono più degli effetti, è più un effetto che un oggetto, questo simula pelurie di vario tipo. Se fai un pelo lungo e sottile sembra un filo d'erba, se ne fai uno corto e tozzo sembrano un tappeto con fatto tipo di tanti nodi, non so che nome abbia. Pur, assolutamente. Ah, un accenno a quella domanda che c'era all'inizio, inizio, invece sul foto inserimento, che è un argomentone con V-Ray, perché? Perché V-Ray non ti esporta l'immagine che tu metti sullo sfondo. Se avete presente lo strumento Abbinafoto, che è quello che vedete qui ora, c'è una scena abbinata in cui si vede una foto sullo sfondo e degli oggetti in primo piano. Ecco, V-Ray, anche qui dico, sarebbe bello che mi esportasse l'immagine che vedo in Abbinafoto sullo sfondo. Invece no, non la esporta, bisogna fare una sovrapposizione. Si tratta di creare un rendering, lo faccio vedere, in cui vedo attraverso, non c'è il muro, ma ci sono le ombre. Quindi non è che non c'è la stanza, le superfici delle pareti e del soffitto ci sono e faccio il rendering, ma devo mettere su queste pareti un materiale particolare che si chiama wrapper, che sta per involucro, wrapper. Ve lo faccio rivedere fra un secondo. Questo fa sì che lui catturi le ombre, ma non esista, per tutto il resto non ha nessuna caratteristica, non è che è bianco, non è giallino, è niente. È solo un ricevere le ombre, tutte queste ombre qui che altrimenti non vedreste. Infatti ho preso questa parete qui apposta. Questa è la foto della stanza, questa è la sovrapposizione. Vedi l'ombra del vaso sulla sovrapposta alla fotografia e sembra veramente sulla parete. Lasciamo stare tutte le varie proprietà legate ai riflessi, perché anche lì bisogna andare a mettere un po' di regolazioni, un po' di parametri, eccetera, ma c'è addirittura, vedete, il riflesso sul vetro della cucina che ho disegnato qui alle spalle della telecamera. C'è proprio, c'è effettivamente la cucina in 3D. Le sedie, il tavolo, la cucina sono effettivamente presenti in 3D. Quindi qui ho messo un materiale specchio. Ma nei confronti poi del wrapper bisogna un attimo regolarlo correttamente, perché non ci sono queste piastrelle. Quindi quelle che vedete qui, riflesse, queste sono quelle della fotografia. Vabbè, non voglio entrare troppo nel dettaglio, ma insomma, queste sono quelle della fotografia. Che caspita va a riflettere allora allo specchio? Si può andare a mettere un comportamento nei riflessi per il materiale wrapper che sia uno specifico materiale. Cioè, direi è di una vastità veramente assoluta. Vi faccio rivedere un attimo il modello di SketchUp. Siamo qui, foto abbinata, sulle pareti, vedete quel materiale? È il wrapper, che è praticamente fatto apposta per questo tipo di utilizzi. Ha delle impostazioni particolari, appunto, che permettono addirittura di scegliere quando viene visto nei riflessi, cosa si vede, se non si vede niente.
E lui cattura le ombre e ti permette anche di fare foto inserimenti. Va bene, ho veramente fatto un po' mix di cose utili, spero, per chi direi non l'aveva mai visto in funzione prima, ma magari anche utili, qualche spunto qua e là, spero sia utile anche per chi ha più esperienza. C'è un'ultima domanda che vedo lì, quando qualche cosa su Inkscape, vedremo probabilmente nei prossimi mesi, può darsi che faremo anche qualche cosa in più su Inkscape. Invito, se volete vedere qualche approfondimento, chiaramente a visitare il sito di riferimento italiano, sketchupitalia.it. Ok, e con questo vi ringrazio e vi saluto. L'ultimissima novità è questa. Non c'entra niente con V-Ray, ma adesso è una notizia pubblica per cui ve la posso dire che è uscita una nuova estensione, finalmente, di Trimble per lavorare alle nuvole di punti, sostitutivo di quello che era Trimble Scan Explorer. Ve lo faccio vedere sull'extension Warehouse. Per chi non si occupa di nuvole di punti non è niente di interessante, niente di nuovo. Invece, per chi un po' ha partecipato magari al corso con me su Andet, vedevo qualcuno prima che scriveva e mi salutava scrivendomi che ha partecipato anche al corso su Andet. Bene, è venuta fuori questa, spero, fantastica. Non l'ho ancora sperimentato, soltanto visto un po' di video di beta. Non ci ho ancora messo le mani sopra, ma sembra interessante. Vedo qua un bel po' di belle opzioni su lavorare sulla nuvola di punti. Quindi scansione con gli strumenti Trimble e lavoro all'interno di SketchUp. Visto che Trimble ha acquistato SketchUp nel 2012 da Google, diciamo che in 8 anni questa estensione ce l'ha fatta aspettare un pochino. Comunque, finalmente ce l'abbiamo. Grazie a tutti per la partecipazione. Buona serata e buon fine settimana di Pasqua a tutti quanti!